Guardate, quello del peperoncino nell'aria, innanzitutto sarebbe da capire come può una semplice bomboletta, se lo stiamo chiedendo, possa essere arrivata a tutti, perché in realtà questa è arrivata a tutti. Ma al di là di questo, diciamo che quella è stata la miccia che ha fatto esplodere una situazione che era la cronaca di una morte annunciata. I genitori lamentano il fatto che in quella discoteca non è un caso isolato che venissero stipati ragazzi, non è un caso isolato che ci fossero queste situazioni. Hanno incominciato, si sono arrabbiati nel momento in cui hanno preso consapevolezza del fatto che c'erano state altre situazioni di questo genere quando venivano organizzate eventi di questo genere. Ma sono arrabbiati anche nei confronti di chi doveva controllare, sono arrabbiati nei confronti di chi ha autorizzato quella rampa che è stata una trappola mortale. Cioè sono arrabbiati con un sistema che porta i ragazzi dentro una discoteca che purtroppo Quindi anche con le autorità. anche con le autorità, esattamente. Certo che abbiamo avuto degli elementi che fanno ancora più arrabbiare, fanno ancora più male. A cosa si Perché? riferisce? Mi riferisco innanzitutto al numero dei partecipanti a questa serata, una sala che ho omologato per 490 persone, in realtà siamo abbondantemente oltre 1500 persone. Un artista come Sfera Ebbasta non arriva lì per 500 euro, se viene lì per un concerto, sono artisti che hanno dei cachet molto elevati, con 400 paganti. L'artista non si paga. Ecco dove noi puntiamo il dito, ossia quella serata costava, perché un artista di quel genere costa. E allora noi sapevano molto bene che dovevano coprire quei costi, che come hanno fatto? Hanno chiamato dei PR, che altro non sono che dei minorenni, nelle varie scuole, e gli hanno incominciato a far vendere questi biglietti in 5-6 scuole di Senigallia. Altrettante l'hanno fatta a Fano, che è una città vicina a noi, e poi in altre cittadine, vicino piccoli paesi, vicino appunto in tutta questa zona. Hanno drenato, in alcuni casi spacciando il tutto come una festa di istituto, e quindi i genitori pensano che sia una festa di istituto, che non è vero, perché in realtà con gli istituti scolastici non hanno nulla a che vedere. Era in realtà un modo per cercare di far venire più ragazzi possibili. E quello che è grave non è tanto lo spray, perché lo spray, diciamo, è stata la miccia. Poteva venire fuori una rissa, poteva fuori un principio di incendio, un semplice movimento improvviso, qualsiasi cosa. Pensate a quello che è successo a Torino. Ecco. Se si mettono all'interno di una stanza tante persone, Crei le condizioni crea le per. condizioni. E queste condizioni i genitori si lamentano, urlano, perché dicono erano state create in tante altre occasioni. Sapete cosa succederà? Succederà che adesso per qualche tempo, quantomeno in questa zona, saranno tutti ipercontrollati. Quello che noi ci auguriamo, soprattutto i genitori, come genitori si augura che questo non sia un ricordo che piano piano si offuscherà quando ormai i giornali avranno un'altra notizia, andranno verso altre notizie che chiaramente attirano l'attenzione e si ritornerà nella normalità. Speriamo in un provvedimento che riesca. Ma perché poi in realtà i provvedimenti ci sono, le leggi ci sono. Il problema è farle rispettare. Il problema è farle rispettare.